Problema Maldi numero 17, pagina 252. Conosciamo la distanza del Sole dal centro della galassia e il periodo di rivoluzione 250 milioni di anni. La nostra galassia è un disco di 100.000 anni luce di diametro e spessore trascurabile. Fai una stima della massa totale della galassia. Questo è il risultato, ma alla fine il risultato mio è diverso. Non so se ho sbagliato io o il libro. Qui è disegnato il disco galattico di diametro 100.000 anni luce, quindi il raggio del disco della galassia è 50.000 anni luce. Il Sole si trova invece circa a metà del disco galattico, 27.000 anni luce. Si chiede la massa totale della galassia, indichiamo con MR invece la massa della galassia, soltanto quella porzione che è contenuta all'interno dell'orbita del Sole. Quindi all'interno di un cerchio di raggio R, R è il raggio dell'orbita del Sole. Il motivo per cui va considerata soltanto la massa della galassia contenuta all'interno dell'orbita del Sole è perché si può dimostrare che il campo di gravità e anche la forza di gravità che avverte il Sole dipende soltanto dalla massa contenuta al suo interno, cioè all'interno di questo cerchio, e non dalla massa invece della galassia che si trova all'esterno dell'orbita solare. Questo è conseguenza del teorema di Gauss per il campo gravitazionale. Cioè la massa che si trova all'esterno dell'orbita del Sole non ha effetti gravitazionali sul Sole stesso, ma soltanto li ha gli effetti gravitazionali la massa che sta all'interno dell'orbita del Sole. Quindi in pratica dal punto di vista del Sole è come se tutta questa massa esterna non esistesse proprio, ma esistesse soltanto la massa all'interno. Questa massa MR colorata in verde è responsabile della forza di gravità, quindi scriviamo la legge di Newton applicata al Sole. Forza totale sul Sole uguale massa del Sole per l'accelerazione del Sole, che è l'accelerazione centripeta. M è la massa del Sole, si semplifica, la forza totale è la forza di gravità, la legge di Newton della gravitazione. Quindi fatte le semplificazioni solite, otteniamo questa formula dove la nostra incognita è MR, cioè la massa contenuta all'interno dell'orbita solare. Poi da questa massa, facendo una proporzione, calcoleremo la massa totale della galassia. Quindi ricaviamo la massa colorata in verde MR con la formula inversa e dobbiamo calcolare la velocità V dell'orbita del Sole, quindi la velocità orbitale del Sole, che calcoliamo con la solita formula 2πr fratto t, r è il raggio dell'orbita solare e t è il periodo del Sole. Ora si tratta soltanto di sostituire i valori numerici, allora facciamo tutte le equivalenze. Cominciamo a calcolare la distanza Terra-Sole, 27.000 anni luce. Un anno luce per definizione è il percorso che compie la luce in un anno di tempo. Quindi con la legge del moto rettilineo uniforme l'anno luce lo calcoliamo semplicemente velocità per tempo, velocità della luce per il tempo che la luce impiega a viaggiare, quindi un anno sono questo numero di secondi, perché un anno è fatto di 365 giorni, 24 ore al giorno, 3600 secondi all'ora. Quindi moltiplichiamo questi secondi, un anno, per la velocità della luce, che è 3 per 10 alla 8 metri al secondo. In questo modo troviamo quanto è l'anno luce espresso in metri, perché infatti non dobbiamo confondere l'anno luce con l'anno, cioè l'anno luce è un'unità di misura di distanza e non di tempo, quindi questa è l'equivalenza a un anno luce espresso in metri. Il Sole è distante dal centro galattico 27.000 anni luce e quindi al posto di R scriviamo 27.000 anni luce è il valore che abbiamo trovato adesso, 27.000 anni luce. Ora c'è da calcolare il periodo di rivoluzione del Sole intorno al centro galattico in modo da calcolare poi la velocità del Sole. Il periodo è 250 milioni di anni. Quindi 250 per 10 all'ottava anno, abbiamo visto che un anno è questo numero di secondi. Quindi moltiplicando otteniamo il periodo di rivoluzione del Sole e questo valore che andiamo a sostituire qua. In questo modo troviamo la velocità con cui il Sole gira intorno al centro galattico, una velocità molto grande, comunque non relativistica, perché se andiamo a confrontarla con la velocità della luce, che è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, vediamo che siamo a circa un millesimo, 2 per 10 alla quinta metri al secondo, quindi è una velocità molto minore di quella della luce, è una velocità non relativistica per quanto alta.
Quindi il Sole non sperimenta effetti relativistici durante il moto intorno al centro galattico. Ora che abbiamo calcolato la velocità orbitale del Sole, l'andiamo a sostituire nella formula trovata prima. Quindi mettiamo la velocità qui mettiamo la distanza del Sole dal centro galattico, 27.000 anni luce, e sotto la costante di gravitazione universale di Newton. Il risultato è questo valore in chilogrammi. Vediamo l'unità di misura, che è metri, qua metri quadrati e secondi quadrati, e qui ricopio Newton metro quadrato al denominatore e chilogrammo quadrato lo porto al numeratore, eccolo. Semplifichiamo il metro quadrato, ricopio metro, chilogrammo quadrato e secondi quadrati, e al posto di Newton ne scrivo chilogrammi metri fratto secondi quadrati, quindi si semplificano i metri e i secondi quadrati, un chilogrammo si semplifica con uno di quelli sopra e rimane chilogrammi, giustamente perché è la massa contenuta all'interno dell'orbita del Sole. Ora con una proporzione possiamo calcolare la massa totale della galassia, di questo disco. Infatti, noi abbiamo calcolato la massa contenuta all'interno dell'orbita del Sole, questa colorata in verde, e facendo una proporzione, questa massa contenuta qua dentro sta a tutta la massa totale del disco galattico come il rapporto delle aree, cioè l'area colorata in verde diviso l'area totale del disco galattico. Questo nell'ipotesi in cui la distribuzione della massa nella galassia sia uniforme ovunque. Mentre invece sappiamo bene che non è così, perché le stelle della galassia sono molto più dense e concentrate al centro, nel cosiddetto bulge galattico, cioè il rigonfiamento centrale, piuttosto che in periferia. Comunque, con questa ipotesi semplificatrice della distribuzione uniforme di massa, andiamo a calcolare il rapporto delle aree, quindi l'area verde, pi greco r alla seconda, l'area di un cerchio, diviso l'area nera, pi greco d alla seconda, l'area di un cerchio di raggio d. Quindi il rapporto delle masse è come il rapporto dei raggi al quadrato. La nostra incognita qui è la massa della galassia, quindi facendo la formula inversa otteniamo che la massa della galassia è uguale alla massa contenuta qua in verde per il rapporto dei raggi al quadrato, dove devo fare però il raggio della galassia, 50.000 anni luce, diviso il raggio dell'orbita del Sole, 27.000 anni luce. Il risultato è questo, è un risultato diverso rispetto a quello indicato dal libro. Quello indicato dal libro era 1,37 per 10 alla 40 kg. Una breve osservazione conclusiva, giunti a questa formula, invece di calcolare numericamente la velocità orbitale del Sole, potevamo sostituire, come facciamo spesso, V uguale 2π greco r fratto t senza eseguire il calcolo. Quindi ottenevamo questa formula, che altro non è che un modo diverso di scrivere la terza legge di Kepler. Ricaviamo la nostra incognita, che era la massa contenuta nell'orbita solare, questa verde, con la formula inversa, e poi andiamo a sostituire tutti i valori e naturalmente ritroviamo lo stesso risultato di prima.